Benvenuti a tutti. Oggi inaugura un nuovo format della Società Umanitaria, un format dedicato all'arte contemporanea, che ha il titolo, abbastanza evocativo, Appunti d'arte, spazi e coabitazioni possibili. Una serie di 12 interviste, che iniziano appunto oggi e arriveranno fino al mese di maggio, quindi una tempistica piuttosto dilatata. 12 interviste a curatori, critici, direttori di musei e soprattutto anche artisti. Siamo partiti da una domanda, 12 interviste appunto che insistono su un unico tema: che cosa oggi può e deve abitare l'arte? Una domanda piuttosto complessa, soprattutto appunto oggi con gli evidenti, insomma, difficoltà di partecipare anche agli spazi. Spesso appunto deputati all'arte, come possono essere musei, ma anche spazi pubblici. E quindi una risposta, vogliamo raccogliere appunto una serie di risposte a questa domanda complessa e abbastanza urgente, da voci differenti tra di loro. Appunto, speriamo di creare una piattaforma, una tavola rotonda, contraddittoria e polifonica. Per questa prima puntata, per questa prima apparizione, per questa prima intervista, abbiamo pensato ad un artista, Emilio Bavarella, artista italiano, però che appunto non attualmente vive negli Stati Uniti, quindi diciamo una visione e una prospettiva anche diversa, probabilmente. Quindi vorrei iniziare con te, Emilio. Grazie di aver innanzitutto accettato l'invito a partecipare a questo nuovo format. E devo confessarti che il sottotitolo è stato rubato da una nostra conversazione. Infatti, quando ti ho proposto questa chiacchierata incentrata appunto sulla domanda che cosa oggi può e deve abitare l'arte, mi hai risposto eludendo, diciamo, lo spazio fisico e proponendomi un affondo più, direi, metodologico, se così posso dire, ossia sull'arte come disciplina che può abitare contemporaneamente spazi diversi. Quindi teoria e pratica, scienza o spettacolo, solo per fare appunto due esempi. Quindi l'interdisciplinarità come una forma di coabitazione. E questo credo che sia evidente, questa prima mia domanda e questa tua sollecitazione nasca, diciamo, anche dal tuo percorso di ricerca, che appunto ti vede artista che spesso mixa discipline diverse, che utilizza appunto campi del sapere diversi, e in una riflessione tra potere e tecnologia, tra creatività anche non umana, e dopo capiremo che cosa significa appunto creatività non umana, intelligenza artificiale. Quindi appunto un discorso, la tua ricerca piuttosto complessa e quindi anche interdisciplinare. Grazie Andrea, intanto ti ringrazio per l'invito, ringrazio la Società Umanitaria e tutto lo staff. Sì, come dici tu, ho questo vizio di eludere le domande e portare il discorso su altri fronti, però forse anche coadiuvato dal fatto che ci stiamo tutti muovendo in spazi più o meno virtuali in questo periodo, è stata anche la risposta dal mio punto di vista più ovvia, quella di parlare di metodo di disciplinarietà e di eludere, ecco, lo spazio fisico, inteso nel modo più tradizionale del termine. Che cosa significa lavorare in modo interdisciplinare? Come dicevi tu, per mia stessa formazione mi sono sempre trovato a lavorare all'intersezione di ambiti diversi. Non ho una formazione artistica di tipo tradizionale, ho studiato prima il dance, poi ho fatto una laurea in arti visive allo IUAV, in cui si coniuga comunque ricerca pratica e teorica, e ho fatto l'Erasmus in una scuola di scienze sociali ad Istanbul, ho fatto un semestre in residenza in un'accademia di belle arti a Tel Aviv.
Ho lavorato a New York, ho lavorato in un centro di ricerca per arte e tecnologia e poi mi sono spostato ad Harvard, dove mi trovo in questi giorni. Sono qui in realtà da 5 anni, all'interno di un dottorato che coniuga ancora una volta teoria e pratica. E quando si parla di teoria si parla comunque di teoria interdisciplinare, quindi a cavallo di discipline che vanno dagli studi visivi al cinema, alla storia della scienza e della tecnologia, ai media studies. Ecco, riuscire a interagire con spazi di tipo diverso, come sono tutti questi, porta anche un certo tipo di forma mentis, un certo tipo di attitudine, non solo lavorativa, ma anche un certo tipo di approccio a quelli che sono i processi conoscitivi, quindi al tipo di conoscenza che viene prodotta da processi di tipo diverso, che possono essere processi artistici o processi di ricerca intesi in un modo più tradizionale. Spesso quando si parla di interdisciplinarità ci si accavalla con altri termini, ad esempio la multidisciplinarietà, dunque la capacità di lavorare all'interno di discipline diverse, la transdisciplinarità, quindi si dia quasi di scivolare da una disciplina all'altra, o l'interdisciplinarietà, quindi lavorare negli spazi, nei gap, nelle intersezioni, in questi spazi che sono un po' delle soglie tra discipline diverse. Questo è lo spazio che a me interessa di più. Ci sono vari motivi per questo. Se noi pensiamo ad esempio alla ricerca teorica e pratica, nel momento in cui si lavora all'intersezione delle due, secondo me si riesce anche ad essere dei docenti, degli insegnanti, dei professori, dei maestri, capaci di rapportarsi agli studenti in modo diverso. Quando si lavora a cavallo tra scienza e tecnologia, si riesce a indirizzare anche una ricerca che ha più a che fare con lo sviluppo tecnologico verso degli scopi, dei goal di tipo alternativi. Significa partire comunque da delle ipotesi, quindi seguire un modello scientifico, però lavorare in un modo più soggettivo, quindi non lasciare che siano poi i dati a dettare l'esito del progetto, ma riuscire a fare anche degli scarti concettuali che soltanto un artista che basa poi il suo lavoro anche sulla soggettività può fare. Lavorare in ambito interdisciplinare significa anche aprirsi a collaborazioni di tipo diverso, significa riuscire ad essere in grado di rapportarsi a contesti che vanno dai centri di ricerca, alle università, alle gallerie, ai musei, ai festival, e a farlo sempre portando avanti una ricerca che in qualche modo è, diciamo, riesce a incastrarsi in quel contesto, riesce a dialogare, a portare valore aggiunto a tutti gli attori coinvolti, ma allo stesso tempo mantiene salda quella che è l'autonomia dell'arte. Poi magari su questo, se c'è tempo più tardi, vorrei ritornarci, perché è un punto, diciamo, molto importante. Lavorare in modo interdisciplinare permette di fare anche un'altra cosa, permette di riflettere in modo diverso su quelli che sono gli ambiti disciplinari con cui ci si relaziona, perché è una, diciamo, una riflessione che avviene contemporaneamente dal di dentro e dal di fuori di questi ambiti, e quindi porta anche in questo senso un valore aggiunto. Ma tu credi quindi che appunto questo lavoro sull'interdisciplinarità, questa forma di quindi coabitazione, come l'abbiamo chiamata all'inizio, abbia una valenza soprattutto oggi, perché appunto il tuo tipo di ricerca è simile a quello, diciamo, di altri artisti, questa complessità, io la chiamerei così, appunto ha una radice nell'oggi, e se sì, per quale motivo? Allora, io, se dovessi andare a... c'è difficile trovare, diciamo, il punto di inizio dei processi, proprio perché spesso i punti in realtà di inizio sono molti, alcuni punti si perdono nel tempo, non abbiamo le informazioni, non siamo capaci di ricostruire quelli che sono i processi generativi che poi portano a dei fenomeni, anche come quello di un certo tipo di approccio all'arte contemporanea. C'è un momento però storico che secondo me vale la pena un attimino evidenziare. Tra il 1917 e il 1927, nel cuore di quella che oggi è la Federazione Russa, c'è un impeto rivoluzionario che porta a un mandato. Il mandato era quello di abbattere qualsiasi distinzione tra l'intellettuale e il lavoratore.
Cioè bisognava fondamentalmente creare una nuova classe sociale in cui ogni distinzione tra cultura alta e cultura bassa venisse eliminata. Questo ha portato a una conseguenza artistica che secondo me è fondamentale per capire dove siamo oggi. Che cosa significa? Significa che gli artisti si sono in qualche modo liberati, almeno parzialmente, da quello che era il mito romantico, quindi dell'artista genio, dell'artista incompreso, dell'artista preda delle proprie pulsioni emozionali, soggettive, e l'artista che invece si cala all'interno di processi politici, sociali, andando a lavorare in modo diverso. Che cosa ha comportato questo? Ha comportato l'inizio di un approccio all'interdisciplinarietà artistica, che non è la prima volta che lo riscontriamo nella storia. Cioè, se volessimo saltare indietro di 500 anni e pensare all'artista rinascimentale, troveremmo di nuovo un artista capace di giostrarsi nel campo ingegneristico, nel campo teorico, nel campo più prettamente estetico. Però quello che era stato anche il mito romantico dell'artista, le prime avanguardie, avevano abbattuto un pochettino questa capacità interdisciplinare della figura artista. E si era andati verso una specializzazione dell'artista come qualcuno che dovesse produrre fondamentalmente belle arti. Quindi diciamo un mandato molto preciso. Il mandato rivoluzionario russo era completamente agli antipodi di questo approccio. Ora, che cosa succede quando si dà all'artista la possibilità di calarsi in ruoli di tipo diversi? Significa che un artista può cominciare a lavorare con la scienza, può lavorare con la tecnologia, può lavorare con i processi politici. Significa anche un'altra cosa, significa che se, diciamo, per assurdo l'artista dovesse calarsi completamente del tutto all'interno di questi processi, che poi potremmo chiamare appunto le discipline di riferimento, ora facciamo l'esempio della disciplina scientifica in modo allargato. Ecco, l'artista che lavora con la scienza, se dovesse calarsi al 100% nei ruoli dello scienziato, andrebbe ad annullare quella che è la sua differenza, cioè si perderebbe la specificità dell'artista e fondamentalmente si creerebbe uno scienziato che magari ha un percorso formativo leggermente più pittoresco. Infatti, scusa se ti interrompo un attimo, Emilio. Uh-huh. Spesso il problema, credo, oggi in alcuni casi sia proprio appunto quello, ossia far riconoscere che alcuni progetti di alcuni artisti, di alcuni filoni, appunto rimangano comunque nel selciato dell'arte. È fondamentale. No, a te la parola. Spesso però c'è questa ambiguità, credo. L'ambiguità secondo me è non solo necessaria ma anche un fattore positivo, perché l'ambiguità poi apre il progetto a interpretazioni di tipo diverse e dunque in questo senso lo arricchisce di significato. Il problema vero è invece la cristallizzazione di interpretazione, cioè nel momento in cui un progetto artistico venisse visto, letto, interpretato solo attraverso la lente, diciamo, della funzionalità, ecco, allora secondo me lì si perderebbe proprio il significato, il senso stesso della parola fare arte. Spesso sì. Mi viene chiesto che cosa dovrebbe fare l'arte oggi. Cioè io rispondo sempre, l'arte fondamentalmente non dovrebbe mai avere un mandato preciso, perché nel momento in cui noi diciamo che l'arte dovrebbe fare una cosa specifica, la stiamo privando della sua capacità invece di inventare la propria motivazione, di inventare il proprio processo di significazione di volta in volta in modo diverso, e l'arte è rimasto anche l'ultimo spazio in realtà aperto a queste interpretazioni di significato, è l'ultimo spazio che si apre veramente al fallimento, cioè come idea di un processo che utilizza l'errore per apportare significato in modo creativo, in modo estetico, in modo politico. Nel momento in cui noi riducessimo l'arte a una disciplina di tipo funzionale, diventerebbe un po' come tante altre discipline che hanno delle caratteristiche, delle valenze artistiche, tipo il design, tipo l'architettura, tipo lo spettacolo, ma hanno una funzione preponderante, che è quella appunto di costruire un edificio, nel caso del design di avere una funzione d'uso, o nel caso dell'intrattenimento è molto più legato a un discorso appunto di intrattenimento, di spettacolarizzazione, di commercializzazione anche dell'esperienza artistica.
L'arte, secondo me, deve rimanere questo spazio ambiguo, aperto, di ricerca, che riesce a incanalarsi, intrufolarsi all'interno dei gap tra le discipline diverse, la scienza, la tecnologia, ma anche appunto l'intrattenimento, ma anche la teoria. E nel fare questo però mantiene una sua autonomia, perché poi è questa autonomia che in realtà rappresenta il vero mandato dell'artista, cioè quello di produrre dei processi di significazione che sono alternativi a quelli che già esistono in queste discipline. E credi che passando dall'altra parte della barricata, in qualche maniera, guardiamo il pubblico, credi che il pubblico possa essere pronto oggi appunto a questo tipo di coabitazione, o ha bisogno ancora di, chiamiamolo, una standardizzazione, uno schema più preciso, una casella più precisa all'interno del quale entrare e capire? È una bella domanda, mi piacerebbe avere una risposta netta. In realtà penso che entrambe le possibilità esistano simultaneamente, cioè c'è una predisposizione a quelli che sono i percorsi ibridi, questo lo vediamo soprattutto con le nuove generazioni, che sono anche maggiormente slegate a quelli che erano i parametri interpretativi, ma anche i parametri di progettazione a cui le generazioni precedenti sono abituate. Faccio una piccola parentesi, vorrei appunto che tu rispondessi anche in base a quello che stai facendo oggi appunto negli Stati Uniti, anche come ricercatore e docente, quindi in contatto anche con le nuove generazioni. Mm-hmm. Sì, in realtà stavo proprio pensando a quello nel rispondere, cioè nel riscontro con gli studenti che ho avuto in questi anni. Io noto tantissimo questa capacità di lavorare, diciamo, a cavallo di spazi diversi. Poi gli studenti vengono da ambiti completamente diversi, dall'informatica alla fisica, l'arte nel senso, diciamo, più tradizionale del termine, che noi chiameremo belle arti in Italia, ma anche storia dell'arte, ma anche storia della scienza e della tecnologia, studi di genere e via dicendo. C'è questo approccio, ma è anche il frutto o il risultato della struttura accademica universitaria americana, perché non ci sono dei corsi di laurea particolarmente restrittivi. Soprattutto ad Harvard gli studenti nel percorso undergraduate hanno la possibilità di seguire corsi diversi in ambiti diversi. Un percorso in realtà molto simile a quello che ho avuto io al DAMS di Bologna, in cui si potevano frequentare corsi di storia del teatro, storia della musica, storia delle arti visive, psicologia della percezione, antropologia e via dicendo. È abbastanza simile l'inquadramento, e questo porta comunque a una forma mentis che è quella che descrivevo poco prima, cioè quella capace di rapportarsi con discipline di tipo diverso. La questione del pubblico che consuma le mostre, il pubblico che consuma cultura, è diversa, perché stiamo parlando di un pubblico generalista, non assimilabile al, diciamo, pubblico dei corsi di Harvard, che è un pubblico di tipo diverso. E secondo me il pubblico generalista risente di più di quelle che sono le impostazioni generali, delle istruzioni per l'uso, in qualche modo. E sono una delle cose, secondo me, più pericolose. Cioè, dare una sorta di guideline, delle linee guida, appunto, per la fruizione dell'arte. Ecco, secondo me, ecco, se volessimo parlare, ad esempio, di arte relazionale, tornare indietro di qualche decennio, e lì c'è proprio questo scarto. Nel momento in cui si pensa all'arte come un dispositivo che deve essere utilizzato dal pubblico, lì in realtà, secondo me, noi troviamo invece il germoglio di quello che è un'arte che è estremamente dittatoriale nel suo modo di rapportarsi al pubblico, perché nel momento in cui dice al pubblico tu sei libero di prendere l'opera e di utilizzarlo, gli dà anche il manuale di istruzioni ed ecco come la utilizzerai. E questo, secondo me, è uno scarto su cui si è dibattuto un po' all'epoca, ma ci siamo un po' dimenticati anche la grande lezione dell'arte relazionale di quegli anni. E, diciamo,
la prescrittività di quel tipo di approccio al fare arte è anche una prescrittività al tipo di fruizione, ecco, che dello spettatore, che passa da secondo me da fruitore a spettatore. C'è una passività in realtà che in qualche modo è costruita all'interno dell'idea di relazionalità che l'arte portava avanti in quegli anni. Sono d'accordo. Facciamo, prendiamo appunto sempre il concetto di coabitazione, però trasportiamolo all'interno della tua ricerca. Cerchiamo quindi di entrare all'interno della tua progettualità, all'interno del tuo lavoro, e vorrei prendersi tu alcuni esempi che naturalmente poi chi ci sta seguendo può approfondire sul tuo sito, che è ben organizzato e chiaro. Però appunto vorrei iniziarsi a raccontarci qualche cosa. Forse il modo migliore per parlare di questo è parlare delle possibilità di collaborazione che si aprono nel momento in cui si lavora in un'ottica interdisciplinare. L'esempio, diciamo, potrebbe essere Mnemodrone, un progetto del 2014 che ho sviluppato insieme ad un artista brasiliano, Daniel Belcher. All'epoca eravamo entrambi residenti a New York ed erano gli anni in cui i droni cominciavano a solcare i cieli di tutte le grandi metropoli del mondo, e ci siamo fiondati anche noi dentro questa tecnologia per cominciare a capire quello che stava succedendo. Erano anche gli anni in cui si cominciava a parlare sempre di più e sempre con più forza di intelligenza artificiale. E allora il nostro progetto ha immaginato uno scenario, lo scenario in cui si immaginava un'architettura di un'intelligenza artificiale che venisse costruita sulla base di memorie collettive condivise dal pubblico con il drone, quindi un approccio di tipo relazionale che aveva uno scopo, quello di immaginare uno sviluppo tecnologico alternativo, quindi non top down ma bottom up, e di invertire questa sorta di piramide della produzione tecnica, e nello stesso tempo andava ad investigare il modo in cui le persone si rapportavano non solo con la tecnologia ma anche con un'idea di tecnologia, ovvero che tipo di memorie il pubblico è disposto a condividere con una macchina. Ora, per fare queste due cose abbiamo pensato di strutturare questo processo in una serie di capitoli. Dunque, l'opera si coniugava per ogni capitolo in modo diverso in base al contesto di riferimento. Dunque, il primo contesto, ad esempio, è stato un festival di arte pubblica a Manhattan, e lì ci siamo spostati appunto in una piazza, abbiamo parlato con il pubblico che si trovava lì, quindi non un pubblico di tipo artistico, ma semplicemente i passanti, e poi abbiamo studiato il modo in cui questi passanti si erano rapportati con il drone. Nel secondo capitolo ci siamo spostati all'interno di una galleria, un pubblico completamente diverso, ha permesso di raccogliere informazioni tipo diverse, avanzare il progetto, e allo stesso tempo individuare anche delle differenze che erano relative alla differenziazione del pubblico che si stava rapportando con l'opera. E così, andando avanti, diciamo, ogni capitolo si è spostato in un contesto diverso, ci sono state residenze, ci sono state delle istituzioni, ci sono state delle conferenze, ci sono state anche delle pubblicazioni scientifiche, come dei capitoli, diciamo, dei modi di coniugare anche l'opera all'interno di uno spazio che è quello della pubblicazione peer review. Questo è, secondo me, un esempio abbastanza riuscito di un progetto che non si è chiuso perché si voleva mantenere aperto questa idea di continuazione, che potrebbe esserci in qualsiasi momento un nuovo capitolo in un nuovo spazio, e che coniuga di nuovo il progetto in modo diverso. Nel fare questo si andava a rapportare ovviamente anche con discipline di tipo diverse, da quelle scientifiche che poi si ritrovano nella pubblicazione che è stata pubblicata da un giornale chiamato Digital Creativity, alle competenze che erano quelle di una conferenza che era ISEA a Vancouver, e via dicendo. Altro esempio di collaborazione in spazi ibridi potrebbe essere Amazon's Cabinet of Curiosities, che è un progetto del 2019 che nasce da una commissione. Era stato commissionato da Art più B uguale Love, un festival prodotto dall'associazione Sineglossa,
E la commissione prevedeva appunto la produzione di un'opera, anche questa sul tema dell'intelligenza artificiale, e l'opera sarebbe poi stata esposta all'interno di una fiera d'arte, quindi un contesto anche in questo caso diverso. La fiera d'arte era Arte Verona, quindi vicino a casa tua. Abbiamo lavorato su questo progetto e l'abbiamo coniugato con questo spazio in modo da non solo produrre un'opera, poi l'opera, diciamo, nello specifico consisteva in una grande installazione che veniva assemblata partendo dai suggerimenti di Amazon Alexa, quindi il voice shopping assistant che ha sviluppato Amazon, a cui si possono chiedere dei consigli. Ho posto una domanda specifica: Alexa, mi consigli un prodotto per una nuova opera d'arte? E poi ho comprato il primo prodotto, ho seguito il secondo suggerimento, quando Alexa ti chiede: potresti essere interessato anche a questo, anche a questo, anche a questo, anche a questo, e piano piano si è realizzato questa sorta di Wunderkammer, una cabinet of curiosities, appunto, che raccoglie o dà forma a quelli che sono gli algoritmi di Amazon. Nel presentare l'opera, però, abbiamo anche sviluppato un workshop che ho tenuto in prima persona con dei giovani imprenditori della commercio locale, e lì ho sviluppato una riflessione diversa, una riflessione sui modelli epistemologici, cioè sul modo che noi abbiamo di organizzare la realtà. E lì si trattava di, in qualche modo, relazionarmi con un contesto diverso, sfruttando la possibilità conoscitiva che l'opera andava ad aprire, ma aprendomi anche ad una riflessione che era quella più inerente, diciamo, all'expertise degli imprenditori, che quindi aveva a che fare appunto con i processi di catalogazione, con i processi di significazione e di valorizzazione di un oggetto X, che appunto veniva scelto in modo apparentemente casuale da un algoritmo. Collaborazioni, diciamo, con aziende potrebbero rappresentare un altro esempio, come ad esempio Memoryscapes, che è un'opera che ho sviluppato a New York, e si trattava di produrre una mappa olografica e un'installazione audio, accompagnate entrambe anche da una pubblicazione, da una serie di stampe. Una mappa olografica, dicevo, che mette insieme le memorie di persone che hanno con Venezia una relazione particolare, ma che si trovavano come me in quegli anni a New York, e quindi come loro ricordano la città di Venezia, integrata dei dati satellitari che rappresentano una visione più oggettiva della città. E per realizzare questa mappa olografica mi sono avvalso delle competenze di un'azienda che si chiama Zebra Imaging Technology. È un'azienda all'epoca leader nel campo dell'olografia, proponendo loro un tipo di applicazione della loro tecnologia completamente diverso da quello che loro facevano di solito. Ed è stata una collaborazione comunque molto proficua, perché loro stessi hanno messo, non avevamo mai pensato di utilizzare la nostra tecnica di stampa olografica per produrre una mappa di memorie. E quindi, diciamo, il saper fare dell'artista, il saper fare dell'azienda è venuto fuori un progetto, un prodotto nuovo. Diciamo, se volessimo utilizzare la parola innovativo, che a me non piace tantissimo, comunque sarebbe in qualche modo appropriata. Grazie Emilio. No, direi di concludere appunto la nostra conversazione. Naturalmente ti ringrazio, e ho voluto appunto partire per queste 12 conversazioni con te, perché probabilmente avremo un pubblico, diciamo, il nostro, che non è un pubblico, diciamo, di addetti lavori, con cui spesso io e te parliamo, ossia appunto persone che frequentano quotidianamente il mondo dell'arte contemporanea. E quindi iniziare con il tuo tipo di ricerca, che credo metta molto in discussione appunto proprio il fare arte, gli spazi dell'arte, le coabitazioni, mi sembrava interessante, perché, come si diceva prima, appunto forse si interroga il pubblico in maniera diversa, si vuole in qualche maniera una partecipazione attiva, diciamo, non nel senso che appunto non è la contemplazione, ma è un, appunto, se vogliamo, uno studio, un'indagine che si fa insieme. E quindi, insomma, volevo
volevo introdurre questo ciclo, questo nuovo format con questa visione, quindi in qualche maniera, anche se vogliamo, spiazzando il pubblico. Sì, bisogna mettere in discussione quelli che sono i modelli interpretativi. Secondo me resta un pochettino la mission di fondo di tutti i fari interdisciplinari, e quello artistico compreso. Esatto, anche perché comunque l'arte per sua vocazione credo debba essere traumatica in qualche maniera, quindi creare uno scarto tra un prima e un dopo, e tu credo che lo faccia bene, e quindi grazie ancora e alla prossima. Grazie a voi, a presto.